Eccoci qui ragazzi, allora ero indeciso fino all'ultimo su come portarvi il video della conferenza stampa di Daniele De Rossi, un video a parer mio importantissimo per vari motivi: la prima conferenza stampa della nuova stagione, la prima stagione con De Rossi in panchina fin dalla prima giornata e ovviamente le prime parole del nostro tecnico in merito alla vicenda di Dybala. Io la seguirò adesso con voi in diretta, ma sono sicuro che sarà il primo argomento toccato e purtroppo il nostro tecnico non potrà esimersi dal dire cosa ne pensa, quindi farò questa live reaction insieme a voi. La qualità l'ho un pochino abbassata perché altrimenti non riuscirei a caricare il video in tempi brevi e sentiremo un po' quello che ha da dire il nostro tecnico e ogni tanto diciamo stopperò per commentarlo insieme a voi. Pronti? Via! Se volete supportare sempre solito mi piace, iscrizione al canale eccetera eccetera. Partiamo subito. Partire di domani e come sarà gestita la vicenda di Dybala, considerando insomma tutti sanno che è al centro di una trattativa di mercato in cui l'operazione è piuttosto avviata e quasi in una fase. Già gliela fa più. Non ci sono disponibili, mi sembra, no? E, Leo Paredes giocherà con la Primavera, che è squalificato, e che ha bisogno di minuti, lui arriva un po' più tardi, quindi ha bisogno di giocare qualche minuto. E siamo contenti di avere questo, sempre questo sostegno da parte del settore giovanile della Primavera. Giocherà X minuti che abbiamo già deciso e niente, adesso sappiamo che ci sono delle, abbiamo sentito che c'è qualche cosa, se ne è parlato un pochino, ma viene, Paolo sta con noi, tutti quanti i giocatori, tanti altri giocatori anche hanno delle, magari delle situazioni aperte di mercato e viene con noi, ci sono problemi, convocato. Ok, quindi sappiamo, cosa abbastanza palese, che è convocato e sarà disponibile. Questo diciamo ce l'eravamo un pochino preventivato, considerando che ha fatto tutti gli allenamenti, non è stato mai messo da parte e quindi io dico giustamente finché sei a disposizione giochi, come ha fatto il Girona con Dovbyk, l'affare era praticamente fatto e comunque gli hanno fatto fare l'amichevole, lì forse si è un po' esagerato perché comunque era un amichevole, però essendo il primo impegno della stagione, essendo anche su un campo a parer mio complicato, Dybala finché è stipendiato da noi e finché fa parte del gruppo giallorosso resta. Ovviamente però con queste parole non ha smentito la presenza di una trattativa, anche perché ormai è troppo assurdo dire che non esiste nulla, qualcosa di fondo c'è e quindi è giusto comunque parlarne in maniera non troppo lunga perché non deve essere l'argomento principale, ricordiamoci questo. Andiamo avanti. Vespasiani, sroma.com. Daniele, buongiorno. Hai fatto 4 mesi e mezzo da allenatore della Roma, adesso inizia una stagione intera. Più volte nel precampionato hai parlato della preparazione, insomma anche di come hanno lavorato i ragazzi, hai lavorato con idee ben precise. Quali sono le tue speranze, i tuoi sogni, le tue ambizioni? Sono le speranze e i sogni di altri 8, 9, 10 allenatori che bene o male lotteranno per gli stessi obiettivi, su per giù, chi più chi meno. Spero di continuare a vedere questo entusiasmo e questa dedizione al lavoro che hanno avuto i ragazzi in tutto il precampionato. La prima fase era piena di ragazzi giovani che ci hanno dato una mano grande perché con la loro qualità hanno tenuto il livello dell'allenamento alto nonostante ci fosse comunque differenza, e l'ultima parte è stata fantastica, abbiamo lavorato bene insieme. Vorrei poter dire che quelli che ci sono oggi sono gli stessi che ci saranno il 2 settembre, ma sappiamo che non è così per nessuna squadra, quindi andremo a rilavorare su quello che abbiamo fatto anche in futuro, ma il sogno è di riuscire a riportare questa squadra più alto possibile, e secondo me la direzione anche mentale dei giocatori per ora, per quello che ho visto, è ineccepibile. Ok, diciamo che ha fatto un complimento ai giovani che hanno fatto parte del ritiro nella prima parte, scusate un po' la ripetizione, sicuramente sono serviti per mantenere alta la qualità, certo è che purtroppo, diciamo, per il semplice fatto che non faranno parte per la maggior parte, ecco, di nuovo ripetizione, della squadra la prossima stagione, è stato non tempo sprecato, però comunque hai formato e preparato giocatori che comunque non sono destinati a stare con te tutto il tempo, però è giusto che comunque ti abbiano dato una mano, considerando che per fortuna la Roma ha un settore giovanile di tutto rispetto, il che ci permetterà anche di promuovere qualcuno, vai
vedi vari Pisilli, Joao Costa, eccetera, eccetera, per avere comunque più alternative. Poi magari tra uno di questi esce fuori il giocatore che sboccia definitivamente, senza che tu ti ritrovi a dover fare investimenti, puoi avercelo già in squadra, e male che va, se decidi di cederlo, sono comunque tutte plusvalenze. Quindi è stata una cosa tutto sommato positiva, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. Maida, Corriere dello Sport. Buongiorno, visto che si è parlato tanto di scrittura, se voleva, visto che ci sono state tante indiscrezioni, alcune veritiere, magari alcune un po' meno, io parlo dal suo punto di vista, vorrei chiedere all'allenatore una cosa e al tifoso un'altra. L'allenatore De Rossi come valuta l'eventuale perdita di Dybala a livello tecnico, tattico, squisitamente di calciatore, e al tifoso come si fa a digerire, avrà sentito tutto, insomma, c'è un movimento di opinione e via che è contraria all'eventuale partenza di Dybala, come si fa a digerire una partenza così importante anche a livello emotivo? Domanda legittima. Ma tu non puoi chiedere al tifoso, a me, io non sono più un tifoso, lo sono, lo sarò sempre, ma non ho la responsabilità. Un messaggio magari si può dare. Il messaggio è quello che io cerco di fare sempre. Cercare di trattare con delicatezza degli argomenti che per un tifoso sono vitali. Se tu parli di una cessione di un giocatore a mia madre o a una persona che non è tifosa, ok, va bene, se ne parli con i tifosi sai che per loro questi giocatori sono legati a momenti belli, momenti indimenticabili, momenti brutti, ma comunque che hanno unito qualcosa a quel giocatore. Penso che forse solo uno più di me può sapere cosa significa essere così legati qui dentro a un popolo. Quindi quello che posso fare io è cercare di parlarne con delicatezza, e quello che posso fare invece da allenatore è cercare di non parlarne quando si tratta solo di, come avete detto pure, avete sentito delle voci, dei rumors, io non posso commentare dei rumors, delle voci o delle negoziazioni o delle chiacchiere, primo perché non sono stato presente, non sono stato parte in causa di queste discussioni, e secondo perché poi c'è una partita importante domani, quindi io non devo entrare nel merito. Penso che poi lo farà domani Paolo e spiegherà quello che è successo in questi giorni. A livello tecnico Paolo è un giocatore forte, se lo era 2 mesi fa, e se ho sempre detto che è un giocatore forte, Paolo rimane un giocatore molto forte. Ok, qua ci sono 2 aspetti da considerare. Il primo è che De Rossi ha praticamente messo Dybala non alla porta, però ha fatto capire che dovrà essere lui a spiegare eventualmente com'è la situazione. E quindi questo è un aspetto da non sottovalutare, perché è un po' come dire ok, io ho delle responsabilità come tutti, però anche lui deve parlare e spiegare e chiarire quello che riguarda lui stesso. Lui, essendo l'allenatore, può dire certe frasi, ma ovviamente deve concentrarsi soprattutto su quella che sarà la partita di domani. E l'altro aspetto che bisogna considerare è appunto il fatto che lui ha fatto capire di non essere stato interpellato, cioè da come si è esposto in questa risposta è un po' come se lui fosse semplicemente stato messo tra chi doveva conoscere la situazione, ma non ha avuto un ruolo in questa cosa. E questo può essere un aspetto di cui discutere, nel senso che l'allenatore comunque deve, secondo me, avere un ruolo su certe cose, anche se poi è vero che se un giocatore vuole una cosa e la società ne vuole un'altra, l'allenatore è comunque un dipendente, non puoi andartene se un giocatore rischia di andare via, perché questo è quello che molti tifosi sembra che volessero. Ti mandano via Dybala, che fai? Mi ti licenzi? Cioè butti all'aria un progetto, butti all'aria tutto quello che stai mettendo all'opera finora, perché un giocatore, seppur fortissimo, rischia di andarsene? Questo è quello che non capisco, cioè quello che non capisco che questi tifosi volevano da De Rossi. Che doveva fare? Fare gli annunci in pompa magna, vergogna la società? Avrebbe fatto meglio secondo voi? Io sinceramente non lo so, cioè io penso che lui può essere infastidito quanto volete, e se guardate la sua faccia effettivamente sembra che gli roda parecchio il culo, e a buon donde, come si dice, vorrei anche vedere, però non può fare più che accettare la cosa e cercare di avere una squadra la migliore possibile, perché adesso Conte ha fatto l'intervista dicendo la situazione non mi piace, se la squadra è arrivata decima un motivo c'è, lo scudetto ha buttato fumo negli occhi ai tifosi. Vogliamo scommettere che se avesse detto le stesse cose De Rossi lo avrebbero criticato? Ne sono sicuro. Passo avanti.
progetto tecnico. Io quello che dovevo dire l'ho detto alla società e l'ho detto a Paolo, e sono sempre presente con i miei giocatori, ho parlato spesso sia con quelli che potevano partire, con quelli che volevano partire, con quelli che volevano delle rassicurazioni, con quelli che giocano poco e volevano capire se dovevano partire. Io parlo sempre con tutti, ho un bel rapporto, dico sempre le cose in faccia e finora sta funzionando per quanto riguarda il rapporto umano. E poi stop, non posso più andare oltre. Quello che devo dire l'ho detto a chi lo devo dire, sicuramente anche alla società. Qui alla Roma nessuno è più importante della Roma, no? Questo è un concetto importante, che l'altra volta le mie parole sono state un pochino travisate stranamente, dopo che le ho dette. Stranamente. Niente e nessuno è più importante della Roma stessa, e io non ho nessun interesse, secondo interesse, obbligo di silenzio. Io voglio solo fare la squadra forte. A me una cosa mi salva, la squadra forte. Una cosa mi salva a me, agli allenatori, la squadra forte, risultati buoni, poi dopo il resto si mette a posto. Squadra forte, risultati buoni, giocatori forti e risultati buoni. Io solo quello voglio. Se qualcuno ha piacere a buttarla su altri temi, io non devo neanche rispondere. Mi dovrebbero conoscere un pochino. Io sto qui per fare una grande carriera da allenatore, per fare una grande stagione con la Roma. Il mio obiettivo è solo quello, far sì che la Roma, il giorno che la lascerò, sarà più forte, sarà in una posizione di classifica superiore a quella che ho trovato. Ecco. Aggiunta che è ineccepibile, qua c'è poco da commentare, semplicemente ha fatto capire che lui comunque mette la Roma soprattutto, ed è quello che molti si sono dimenticati, quelle persone che hanno scritto se vendete Dybala disertiamo lo stadio. Io gli vorrei dire grazie, così almeno per una volta potrò trovare io i biglietti per la partita che mi piacerebbe andarci, anche se dovessi rivedere davanti, non dico Chic perché non sarebbe così male, ma tutti i più scarsi che hanno visto vestire questa maglia. Non me ne frega niente. Io l'anno 2018-19, che abbiamo fatto pena, sono andato 6 volte allo stadio, sia in casa che in trasferta. Quindi se c'è gente che mette il Dybala forte, stimato, quello che volete, al di sopra della Roma stessa, che se ne vada da parte. Come i muriniani, ci sono i dybaliani out. Non fraintendete, io capisco il mostrare disappunto, perché anch'io ho mostrato disappunto per la sua cessione e lo mostrerò se sarà ufficiale. Ma non per questo io metto la Roma al di sotto del giocatore. Questo molti lo fanno sia volontariamente che involontariamente. Ricordatevi che con Dybala o senza Dybala la Roma esiste ed esisterà sempre. Poi che non voglio che se ne vada è un conto. Purtroppo da come lo sta esponendo adesso De Rossi io penso che sia solo una questione di ore. Però capite? Cioè si può sopportare, ingoiare il rospo amaro e andare avanti. Forza. D'Urso, Gazzetta dello Sport. Proprio nell'ottica di un'eventuale cessione di Dybala, sente in cazzo. Le cose che può succedere e su lei come si è inserita e quanto è importante nel medio periodo per la Roma, ecco, come lo valuta. Vabbè, un commento su Sule praticamente. Il tasso di pericolosità di questo giocatore nei meccanismi di gioco di De Rossi. No, il tasso di pericolosità del giocatore lo dice un po' quello che ha fatto l'anno scorso. A volte ci limitiamo a valutare il fatto che abbia giocato in una squadra che retrocessa, o il fatto che, non lo so, magari ci aspettavamo un giocatore che avesse fatto 40 gol, un giocatore che in 5-6 statistiche, sai, queste che piacciono a noi quando diventiamo un po' nerd più che allenatori, che guardiamo il dato singolo, è negli under 23, mi sembra uno dei primi in tutte le statistiche, assist, dribbling fatti, dribbling usciti, dribbling tentati, dribbling pensati, assist fatti, passaggi chiave, passaggi filtranti, quindi quella è la pericolosità sua. Poi noi dovremmo essere bravi a metterlo a suo agio, ma parlando di lui parlerei di tutti gli altri ragazzi che si sono inseriti bene, si stanno facendo trovare pronti, e anche una menzione per quelli che c'erano l'anno scorso, anche quelli che magari hanno avuto poco spazio, stanno allenando bene e stanno tenendo il livello di questa squadra alto.
Ok, giustamente ha sottolineato che non si può giudicare un giocatore da quello che ha fatto la sua squadra, perché comunque un lavoro di squadra dipende anche dalle qualità di tutti, del portiere, dei difensori, dei centrocampisti e degli attaccanti. Ciò nonostante Sulé, essendo stato comunque in una squadra che è retrocessa, i suoi 11 gol li ha fatti, le sue prestazioni di qualità le ha fatte, le statistiche personali le sappiamo tutti, quindi questo lo dico anche per rispondere a quelle persone che hanno criticato, romanisti e non, l'affare, dicendo è retrocesso, quindi è un giocatore scarso. No, non funziona così, cioè mi ricordo gli anni che il Bologna arrivava quart'ultimo e Di Vaio faceva 25 gol. Volete dire che Di Vaio fosse scarso? Cioè, capite il senso del discorso? Quindi ecco, io sono convinto che Sulé sia un giocatore di gran qualità. Certo, mi aspettavo che le responsabilità gli venissero date col tempo, adesso si ritrova subito a sostituire Dybala. Vediamo un po', sicuramente anche per lui a livello emotivo magari non è stato la cosa più bella sentire di queste voci, però penso anche che è un professionista, quindi penso anche che possa andare oltre. Carina, messaggero. Salve. Io volevo riallacciarmi un attimo alla penultima risposta che ha dato. Lei ha detto il mio obiettivo è avere una squadra più forte. Allora la prima domanda è come si concilia la perdita del probabilmente il giocatore più forte del campionato italiano con l'avere la squadra più forte. La seconda invece è quando lei ha utilizzato il termine delicatezza, che io ho apprezzato molto, e praticamente ha fatto capire che lei non vorrebbe parlare di queste cose, anche perché siamo a 24 ore dal debutto della Roma in campionato, ancora manca una domanda sulla partita di Cagliari-Roma, stiamo parlando totalmente di altre cose. Allora volevo chiederle, il suo predecessore a un certo punto ha cominciato a lamentare l'assenza di un personaggio mediatico che potesse proprio parlare di queste cose, cioè lui a un certo punto voleva solamente parlare di calcio, parlare. Io penso che anche a lei farebbe piacere parlare di Cagliari-Roma. Allora la domanda che le faccio, la seconda domanda che le faccio è: non avverte l'assenza di un personaggio che possa parlare di queste cose al posto suo? Grazie. Io penso che in questo momento neanche un dirigente possa parlare di queste cose, appunto perché sono voci, appunto perché sono qualcosa in più di qualche voce. E magari invece il 2 settembre ne parleremo, ne parlerò pure io tranquillamente. Ne parlerà il giocatore interessato, ne parlerà la società, ma adesso per me nessuno, non è che io non voglio parlare di questa cosa perché è un tabù o perché ho paura di sbagliare, perché adesso quando è in questa fase che non si sa che forma abbia, non si deve parlare di queste cose, e credo che anche un dirigente farebbe fatica a dirvi qualcosa che ancora non è compiuta, credo che anche Paolo farebbe fatica a dirvi qualcosa che ancora non è compiuta. Se si compierà, se non si compierà, il 2 settembre lo sapremo e se ne parlerà tranquillamente. E per quanto riguarda a me non è che ho bisogno di una persona che parli di determinate cose, vorrei parlare di meno per come sono fatto io, che mi conoscete da quando ero giocatore, io facevo un'intervista all'anno, una conferenza stampa all'anno e poi mi vedevate a fine partita se ero stato il migliore in campo o se avevamo perso, perché erano quelle le circostanze in cui io parlavo in conferenza, e quindi non mi piace parlare così tanto spesso. Oggi capisco che è un po' più succulenta la conferenza, ma se no le conferenze pre-partita secondo me sono totalmente inutili, perché noi facciamo sempre un po' di pretattica e quindi parlerei di meno, ma non di un argomento in particolare, e non che ci sia bisogno di avere una figura di, non lo so, una figura comunicativa eccetera eccetera. Poi tu mi dici domani entra nel tuo staff una figura che si occupa di queste cose e tu parlerai di meno, perfetto, domani c'è stata una figura che può parlare ai tifosi e si chiama Tizio Gaio Sempronio e valutiamo questa persona e magari sarei anche contento di abbracciarla. Ok, diciamo che il discorso di Carina ci sta, nel senso che è impensabile che finora non si sia ancora parlato di Cagliari-Roma, poi fa ridere perché lui comunque ha fatto una domanda che non c'entra con Cagliari-Roma, ma è un po' come dire non vanno bene queste cose, io continuo a non farle bene, però comunque la domanda in sé ci può stare, e anche la risposta di De Rossi, nel senso che non può bastare una persona che si occupa di queste cose per calmare le acque, anche se metti caso ci fosse Totti, che fosse l'uomo che fa questo genere di discorsi, adesso che potrebbe dire? Cioè non può dire è fatta, non è fatta, è su o giù, magari per De Rossi in sé può essere un vantaggio come ha sottolineato, ma per la Roma
non migliora nulla, nel senso non dai un qualcosa in più alla società o tranquillizzi le persone, semplicemente dividi i compiti, ma comunque ora come ora, dato che sono voci ancora non ufficiali, anche un'altra persona non potrebbe dire niente, quindi diciamo che non è De Rossi che non ne vuole parlare, ma chiunque ora non può dire nulla, perché ogni parola può essere usata contro di loro, sia che la trattativa vada bene oppure che vada male. Andiamo avanti. Tu vedi, tu dici che io non vorrei parlare di queste cose, però la prima domanda tua è stata, la seconda è stata questa, la prima è stata quello che dico. Non lo so, parleremo più avanti. Io penso che abbiamo un esempio. Ti fanno tutte queste domande, però te ne faccio un'altra anch'io. Ha venduto Fabian Ruiz, ha venduto chi era, Koulibaly, Insigne e Mertens, e comunque dopo alla fine, che erano quattro giocatori, probabilmente nessuno di loro più forte di Paolo, ma quattro giocatori molto forti, e poi alla fine l'hanno vinto lo scudetto. Non sto dicendo questo che succederà anche a noi, non sto dicendo che abbiamo bisogno di fare questo, specifichiamo, tanto sicuramente diranno di... a volte le squadre, anche perdendo dei pezzi molto forti, si ricostruiscono e rinascono in maniera inaspettata o magari in maniera aspettata a livello tecnico da parte dei tecnici. Juric, per me se ne va al 100% ormai. Prima di fare la domanda le volevo chiedere, prima ha detto che domani Paolo parlerà e spiegherà, vorrei un attimo, ho capito male io? Un domani forse ho detto, Okay. Generico domani, quando mai sarà? Più avanti, penso. Ancora non hanno fatto una domanda su Cagliari Roma, non ne hanno fatta una. Lei ha detto una. Che ha parlato anche con la proprietà, io le volevo chiedere fatta rispetto una. Al mercato, non tanto a Paolo Dybala, tanto abbiamo capito insomma qual è la linea. Ha percepito da parte dei presidenti una voglia di consenso popolare? Io ho a memoria l'acquisto di, il non acquisto di Leonardo Bonucci fatto a gennaio, dopo che insomma le voci di mercato si erano rincorse, lo stesso calciatore ha ammesso di non essere venuto nella capitale, lei non c'era, quindi non le chiedo di commentare Bonucci, le chiedo se ha percepito questo pensiero dei tifosi attorno a determinate scelte di mercato da parte della società. Grazie. No, ma a che, non so a che operazione tu ti riferisca, magari il discorso Bonucci si lega più alla domanda sua, il discorso magari della delicatezza di una società, di un allenatore che si rende conto che per i tifosi un giocatore ha un valore che per la società non aveva, mi immagino, anche se non ero presente, non so a che ti riferisci. Io ho fatto delle scelte, cioè spesso e volentieri le scelte che sono state fatte e che si faranno da qua alla fine sono mie. Quindi magari dovrei essere io che dovrei aver fatto dei ragionamenti. Io credo che loro analizzino i giocatori, li guardino, non penso che si fidino completamente ciecamente così su ogni giocatore, però poi alla fine i giocatori li ho scelti io, li ho scelti il direttore, e a livello tecnico le scelte sono state fatte in questo senso qui, come tutti i mercati, come tutte le altre squadre, penso. Non ci sta qualche presidente che magari mette un po' più bocca, immagino, ma qui ci lasciano carta bianca, fermo restando che poi alcune volte il primo obiettivo non lo puoi prendere, il secondo sfuma, il terzo vuole troppo, magari vai a scendere. Il desiderio di supporto, consenso popolare non l'ho percepito, forse non so, mi rientrerà la gente a piacere, che la gente sia contenta qui a Roma, credo che abbiano piacere i presidenti, avrei piacere io, ero più contento quando qualche giorno fa, quando non prendevo insulti sui social eccetera eccetera, ma abbiamo un lavoro da fare, abbiamo un lavoro da svolgere, e io per quanto mi riguarda, ma si pensa che loro non leggono i social, eh. Allora diciamo che qua è un discorso molto semplice, nel senso che lui non crede, e penso neanche io, che i Friedkin facciano gli acquisti per volere del popolo, del tipo noi non vogliamo questo, vogliamo questo, allora noi facciamo così, facciamo colà, anche perché sarebbe un'assurdità. Come disse il buon Kolarov qualche anno fa, i tifosi della Roma o comunque i tifosi in sé non capiscono nulla di calcio, ed è stata sicuramente un'estremizzazione, sono d'accordo, ma io sono d'accordo sul fatto che la maggior parte di noi, me compreso, non capiamo quasi nulla delle dinamiche,
dinamiche che ci sono all'interno di una squadra, all'interno di uno spogliatoio, a livello di mercato. Noi ci piace commentare, ripeto, mi ci metto io per primo, con anche un po' di ignoranza, ecco, ce lo dico senza troppi giri di parole. E io non penso che persone comunque che gestiscono milioni di euro decidano in base ai sondaggi sui social, tipo volete Bonucci? Sì, no, il 60% ha votato no, allora non lo prendiamo. Mi sembra un'assurdità. Io credo che per prendere dei giocatori si cerchino degli obiettivi che siano comuni tra società, ma soprattutto direttore sportivo, allenatore, eccetera eccetera. Quindi non credo veramente al fatto che la società decida i giocatori in base a quello che vuole il popolo. Poi se prendi dei giocatori che rendono felici il popolo, inteso come tifosi, sto parlando come se fossimo nell'antica Roma, ben venga, però non è che si fa quello in base a quello che vorrebbero loro, perché c'è il passato nella Juve, eccetera eccetera. Sarebbe un'assurdità. E poi ha sottolineato il fatto che comunque sta ricevendo insulti che prima non riceveva quando non allenava la Roma, e appunto conferma che lui le cose le legge, quindi occhio a quello che dite, perché per carità non è che vi arriverà una denuncia, però degli insulti si possono tranquillamente evitare se si parla comunque di calcio. Tempo. Buonasera, lei pochi giorni fa ha detto che era ancora in fase di ritiro, di prestagione, e c'erano ancora delle cose da fare, si aspettava l'innesto di altri calciatori. Ecco, visto che immagino il confronto sia quotidiano con la proprietà, con Lina, con Bisulfi, dove ancora si potrà investire e in quali ruoli, se c'è ancora un reparto, visto che mi riallaccio anche alle sue parole della scorsa stagione, c'è tanto da fare, se c'è ancora un reparto, una zona del campo, una caratteristica che manca a questa squadra, e quanto ancora si può fare, visto che non manca tantissimo. Guarda, io ieri ho fatto un discorso alla squadra, no? Gli ho detto, so che il momento è particolare, è delicato, so che qualcuno può essere distratto, qualcuno può essere confuso, qualcuno può essere appunto attirato da altre discussioni. Per favore, andiamo a Cagliari, pensiamo a Cagliari, prepariamo questa settimana come se fosse la squadra già, che ne so, ad ottobre, che si sta giocando una partita importantissima, e pensiamo solo a questo. Ho detto addirittura che se qualcuno non se la fosse sentita, che fosse stato distratto, poteva tranquillamente parlarmene e lo avrei accettato. Se io continuo a parlare, se io faccio la conferenza e parlo due ore di mercato, sto facendo il contrario di quello che ho chiesto di fare a loro. E soprattutto il ruolo, il dove, non è mai giusto dirlo qui. È giusto dirlo nelle sedi opportune con la società, come ho fatto. È giusto dirlo a qualche giocatore che deve sapere, deve prepararsi, perché ogni tanto penso ancora al giocatore, non glielo dico il 30 agosto a un giocatore che prenderò uno nel suo ruolo, cerco di dirglielo prima, così poi lui decide, magari si muove, si sistema e si cerca la situazione. Dinamiche che, come detto, molti di noi non considerano. Noi pensiamo, via, prendi quello, vai via, il giorno dopo, papà, 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 si fa tutto in un attimo. Certe cose veramente vengono troppo sottovalutate, anche i semplici dialoghi tra allenatore, giocatore, eccetera, eccetera. Noi pensiamo che non esistano, che loro stanno lì, fanno gli allenamenti, prendono e se ne vanno. Ma non funziona proprio così. Quindi con loro ho parlato, però qui non è carino, perché poi se quella caratteristica o quel giocatore non arriva, è evidente che quello che rimane a coprire quel ruolo lì era un qualcosa, un qualcuno di non voluto da parte mia. Quindi c'è, capito, come se lui adesso dicesse, io voglio prendere un centrale, mo lasciando stare che ci serve a livello numerico, però se lui dice voglio prendere un centrale, poi il centrale non arriva, non può neanche più dire mi andava bene già prima Smalling, per dire. Quindi secondo me è giusto che tu dici certe cose quando si è tutto sistemato, anche per tutelarti, anche per pararti un po' il culo, così si può dire, cioè senza stare troppo a dire quali ti servono, anche per rispetto, diciamo, dei giocatori che attualmente tu hai, soprattutto se sono casi di reparti che sarebbero completi e che tu dovresti sistemare solo in base alla cessione di uno. Per esempio a centrocampo, tu secondo me prenderai un centrocampista solo se parte Bove, mentre per quanto riguarda i centrali, con la partenza di Kumbulla uno comunque ti serve, però è un po' un'eccezione a parte il mio. Tutto l'anno poi non è un buon inizio con questa etichetta addosso. Poi le caratteristiche che chiedono dei giocatori sono sempre le stesse, ho parlato l'altro anno, aprile, marzo, maggio, bene o male sono queste, quindi fatevi un'idea. Facciamo l'ultima di Carlo, il romanista. Buon pomeriggio De Rossi. Sì, anche sulla partita. Grazie. No, anche. L'accenno è semplicemente su questa reazione anche social che c'è stata negli ultimi giorni, quanto fosse rimasto colpito, sorpreso, perché
inutile poi far finta di nulla, è l'allenatore della Roma, ma c'è un pregresso, c'è una storia che possiamo quasi definire d'amore con questa maglia e probabilmente si è andati un pochino oltre. E il lavoro che sta facendo con Dobbik, Lukaku è una sorta di unicum perché è un giocatore molto fisico, però predilige palla a terra. Lavorando sul centravanti ucraino, sta provando a sostituirlo nelle consegne a Lukaku. Vedremo una Roma invece che sfrutterà le sue caratteristiche e quindi giocherà in maniera completamente diversa. Grazie. Guarda che le caratteristiche di Dobbik, bene o male, non sono così tanto distanti da quelle di Romero. Ci sono qualche anno di esperienza diversa alle spalle, c'è una carriera diversa alle spalle, ma bene o male, come caratteristiche di giocatore, non andiamo completamente a cambiare. Abbiamo preso un falso 9, non abbiamo preso uno che sbaglia su tutto il fronte d'attacco, abbiamo preso un finalizzatore che attacca bene lo spazio, benissimo lo spazio, molto veloce, forte, abbastanza pulito nei controlli, nel disimpegno e decisivo dentro l'area, l'ha dimostrato negli ultimi due campionati che ha fatto. E le consegne, bene o male, sono quelle. Poi dopo, di partita in partita, di strategia in strategia, noi andiamo a cambiare qualcosina, ma stiamo cercando di fargli capire cosa vogliamo noi dall'attaccante e stiamo cercando di non dargli troppe indicazioni, perché la prima parte del ritiro mi sono accorto che ai nuovi gli dicevo troppe cose e arrivava la palla, volevano fare 10 cose insieme e quindi abbiamo diminuito un pochino il numero di consegne per cercare di farli focalizzare su quello che è proprio fondamentale, anche perché sono tutti giocatori molto intelligenti. E Enzo Lefebvre, per esempio, prima di 10 giorni voleva fare qualcosa di giusto per la squadra e magari si dimenticava di dove stava il pallone. L'abbiamo lasciato un po' più libero, abbiamo visto un altro giocatore, anche perché fisicamente ha preso condizione, abbiamo abbassato i carichi e così sarà per tutti gli altri nuovi. Non è piacevole, io e Socia gli do poco peso, anche se poi socialmente ne hanno tanto, perché alla fine la maniera di parlare, la maniera di interagire è diventata un modo di fare quasi quotidiano, no? Anche se nel quotidiano probabilmente quello che mi hanno scritto non lo direbbero, ma non perché io sia spaventoso, sia un pericolo, ma perché non va in giro per strada, vedi uno che ha venduto un giocatore o che vuole vendere un giocatore o che ha perso una partita e non gli auguri un tumore, non gli dici che deve morire la famiglia, eccetera eccetera. Quindi adesso sorrido, sono cose che per 10 minuti, mezz'ora ti hanno fastidio, so allibito veramente. Poi insomma, fai il calcolo, intanto dici 100 sono tanti, 100 messaggi così sono brutti, se fai il calcolo su quanti sono i romanisti fondamentalmente sono pochi. Poi intanto apri pure la foto di chi ti ha scritto quello e a volte sono 14enni, 15enni, a volte sono dei subumani mai visti, quindi lascia correre. Proferisce quelle parole, soprattutto gli arroganti, non è degno, no, di troppo interesse. Per il resto sì, mi dispiace, spero sempre di essere... Scusate, io devo interrompere. Al 32esimo minuto devo interrompere perché... 14enni, 15enni, subumani, bravo mister, grande, grande, io ti giuro, io lo amo troppo, come andrà veramente, grande mister. Amato, spero di finire, sapevo che quando sono venuto qui poteva inclinare un pochino qualcosa quello che è stato da calciatore, però insomma anche da calciatore abbiamo vissuto momenti a volte delicati. Nessuno ti ricorda. Non è stato amato e protetto e coccolato come mi è successo con i tifosi della Roma, ma allo stesso tempo nessuno mai mi ha fatto male come mi hanno fatto male alcuni tifosi da Roma, anche negli anni in cui giocavo qua, Graziali, Juventini, Napoletani, nessuno. Quindi è un po' insito nella natura dell'uomo, sappiamo farci voler bene e sappiamo voler bene, ma sappiamo anche odiare, ogni tanto me lo ricordano. Non penso che sia cambiato chissà cosa fra me e i tifosi romanisti. Magari qualche risultato buono aiuterà a riportare il sereno pure con quelli che si divertono sui social. Grazie. Chiusura meravigliosa, a parer mio, chiusura perfetta. Piccolo appunto su Dovbik, anch'io credo che come caratteristiche non sia tanto diverso da Lukaku, o meglio, Lukaku è un giocatore più esperto,
magari anche più forte, però come caratteristiche ci siamo, sono comunque giocatori che tengono la pallone, che permettono l'avanzare degli esterni offensivi, ma bravi anche a livello finalizzativo, sono dei giocatori tutto sommato completi, quindi io credo che Dovbyk come caratteristiche ci si sposi bene con la Roma, chiaramente ci deve essere il supporto appunto degli esterni che gli facciano i giusti movimenti, che gli permettano di poter sfruttare al meglio il proprio fisico anche per tenere il pallone e far avanzare appunto quest'ultimi. E per quanto riguarda i commenti social, che vedevo di? È stato un capolavoro, veramente, cioè tanto comunque questo non basterà a stoppare le polemiche e tutto quanto, però fa ridere, perché la gente che giudica l'operato di De Rossi non saprebbe neanche mettere insieme due numeri e fare la somma, cioè capite quello che voglio dirvi? Cioè, uno può dargli il giusto peso e sicuramente De Rossi ormai ci ha fatto la testa, come si dice, sia da giocatore, e io lo ricordo, ma anche da allenatore, comunque le critiche se le sta prendendo come se le sarebbe preso chiunque, però fa ridere perché comunque sono critiche basate sul nulla, sul fatto che lui non si è imposto a quanto detto per la possibile cessione di un giocatore, come se un allenatore potesse impedire alla società di fare determinate cose e non creando una situazione ancora più pesante. Io penso che De Rossi possa fare veramente poco di fronte a questo genere di situazioni. L'unica cosa che può fare è essere un po' un pompiere, diciamo, su queste conferenze, non facendo trasparire chissà cosa e cercando il più possibile di parlare di calcio. Questa conferenza è terminata, e concludo qua il video perché è veramente lungo, non si è fatta una domanda su Cagliari Roma. È vero che era la prima del campionato, quindi comunque è una prima conferenza dopo un paio di mesi, quindi comunque ci voleva del tempo e gli argomenti erano tanti, lo sapevamo, ma che su 10 domande non ce n'è stata neanche una su Cagliari Roma mi lascia veramente senza parole. Detto questo, ragazzi, allora fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, fatemi sapere se vi piace un po' un'impostazione di questo tipo oppure se preferite magari un riassunto delle domande più importanti messe nel video, togliendo magari gli argomenti meno cruciali, anche se diciamo che stavolta era un po' tutto importante. Ci vediamo presto per un altro video, un saluto e sempre e comunque forza Roma, ve l'ha sottolineato lui, ve lo sottolineo anch'io, forza Roma, e ovviamente mettiamo i giocatori al di sotto della stessa squadra. Ciao ragazzi.